Ciao ragazzi e bentornati sul canale. Oggi andiamo a vedere assieme il contenuto di quest'altro piccolo cartoncino che mi è arrivato direttamente dal Pokémon Center giapponese e che ho aspettato letteralmente per mezza vita. Come prima cosa vorrei spiegarvi perché ho dovuto attendere così tanto per avere questa Poképosta qui con me, ed è perché si tratta di un ordine made to order. Praticamente il Pokémon Center mette fuori questi prodotti in vendita e la gente ha una finestra di tempo di circa 2 settimane per decidere se acquistarli o meno, sapendo già che però verranno forniti a partire da una certa data. Io, quando ho ordinato questi due prodotti, era marzo 2023, hanno iniziato a fornirli a gennaio 2024 e ora che il pacchetto è arrivato tra le mie mani è diventato marzo 2024, quindi praticamente un anno di attesa. Prima di andare finalmente a svelarvi questo contenuto, vi ricordo, se non siete ancora iscritti, questo è il momento buono per farlo. Lasciate un bel like e fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questo acquisto. Anche in questo caso, come nel video della Poképosta giapponese, lo scatolone non ci sta sotto l'inquadratura della videocamera, quindi andremo direttamente a pescare dallo scatolone. E la prima cosa che peschiamo è questa qua, che è uno dei due prodotti, ovviamente sono solo due questa volta. Tiriamo via la plastica ed è questa scatola con scritto Miraidon. Ve la faccio vedere un po' da tutti i lati. Qui abbiamo la parte con il libro violetto, qui abbiamo un'illustrazione del contenuto, qui c'è dietro questa parte abbastanza neutra e qua c'è il contenuto vero e proprio, che è questa figure di Miraidon sopra al libro violetto. Sopra abbiamo appunto la scritta Miraidon, andiamola ad aprire. Ah, giusto che non si apre come una scatola normale, ma la parte bella è che ha un'apertura a libro, perché qui dove vediamo il nostro libro violetto ci sono i punti con lo scotch e si apre a mo' di libro, quindi come ad andare a svelare quello che c'è dietro al libro violetto. Allora, andiamola a estrarre. Comunque veramente bella. Questa, non mi ricordo, 28.500 yen dovrebbe essere. Quindi siamo circa sui 160 euro, più o meno, se non sbaglio con il cambio. Allora, innanzitutto è complicato da tirar fuori, però ci siamo riusciti. Allora, quindi la sua scatoletta, questa meglio metterla da parte perché ovviamente per un eventuale trasporto serve, e poi visto che si apre così a libro fa parte del pacchetto. Allora, iniziamo a praticamente aver bisogno del bisturi per rimuovere i nastri adesivi che vanno a sigillare il tutto. Quindi poi tra l'altro potete indovinare che cosa sarà il secondo elemento presente all'interno di questa Poképosta. Quindi uno chiama l'altro. Ma hanno chiuso anche sotto? Qua è talmente delicata che non voglio fare danni. Quindi ecco qua, uno. Queste cose quando si tolgono sono come delle bombe. Facciamo con estrema cautela, disinneschiamo la plastica. Tac! E eccoci qua, pronti. Ah, c'era questo attaccato. Maledetto. Tiriamo via il primo involucro di plastica. E mi sta già piacendo. Mi sta già piacendo davvero tanto. Cioè, wow. Allora, qui, vabbè, sistemiamo le plastiche così. E guardate che meraviglia. Guardate che meraviglia, tiriamo via tutto e tiriamoli via questi guantini, cioè sono super fighi, come se gli avessero messo i guanti. Ed eccola qui la statua del nostro Miraidon. Cioè, si può... No, ok, non si muove, quindi tanto meglio. Cioè, guardate che bella, è super leggera, perché pensavo che pesava di più. Così quasi vado a prendere la bilancia e la pesiamo perché sono curioso di vedere il peso. Bene, eccoci con la bilancia. Andiamo a metterla giù e poi possiamo pesare il nostro Miraidon.
Sono 400 grammi, cioè io me lo aspettavo veramente più pesante. Quando l'ho visto, cioè sembrava molto più pesante. Ah, ma perché innanzitutto sotto qui è vuoto. Questo è proprio conico e così tiene su il libro. Però sono 400 grammi di Miraidon. Nel complesso, veramente stupendo. Questo poi devo trovargli un posto qua nella vetrina. Cioè poi tutto bello attorniato dai suoi fulmini, veramente, veramente ben fatto. Poi magari farò qualche scatto un po' più dettagliato dei vari dettagli e lo andrò a cacciare su Instagram. Quindi seguitemi anche lì, così vi vedete tutti i dettagli. Bene, io direi che il Miraidon ce lo mettiamo qua di fianco e peschiamo il secondo componente della scatola. Eccolo qua, sembra tenuto su come un bel lanternino e ovviamente non poteva non essere altro che il Coraidon. Quindi andiamo a tirar fuori la sua plastica e qui chiaramente abbiamo tutto il nostro libro scarlatto che dobbiamo aprire. Allora, via questo, e tra l'altro vi informo già che l'anno scorso comunque, forse era aprile, perché oramai con tutto il tempo che passa tra quando fai l'ordine e quando ti arriva, ho ordinato comunque anche un'altra figure che sarà qua, penso, a stima, tra un mesetto e mezzo, boh. Sarà da vedere, perché la spedizione era a partire da aprile, quindi sarà da vedere quanto tempo ci mettono ad inviarmela. Allora, qui andiamo a tirar fuori il nostro Coraidon. Tra l'altro noto adesso che con il Miraidon non l'avevo notato. Qua ci sono addirittura le istruzioni, perché sarà da assemblare qualcosa. Sì, perché abbiamo la lista dei pezzi, ma c'è anche il Miraidon. No, nel Miraidon non c'è nulla proprio. Quindi è solo il Coraidon proprio. Ah sì, perché guardate qua. Guardate qua dietro ci sono i vari pezzi. Quindi perché ci sono le varie bargigli e quant'altro che dobbiamo andare a sistemare. Quindi direi di procedere anche qui con le esplosioni. Dopo aver disinnescato i nastri adesivi. Fuori uno, fuori due, scusate per questi rumori super molesti della plastica, ma non posso farci nulla, sono le conseguenze dell'apertura in diretta. Ok, questo ce lo siamo aperto, via così, così non casca giù, via gli involucri. Anche lui con i guantini, quindi bello, figo, figo, figo. Allora, tiriamo via questo. Cioè, sono veramente fatte bene. Costano, ma... Cos'è? C'ha la roba in testa. Perché questo qua è proprio più complesso del Miraidon, perché c'ha proprio tutti questi ciuffi, tutte queste sorte di piume che sono da proteggere bene. Allora, inizio col farvelo vedere qua frontale, così vedete bene anche il sopra e la posizione in cui è. E adesso andiamo a completarlo. Che figata. Allora, andiamo a tirar fuori... Ah, questi sono... Abbiamo ancora del nastro adesivo da togliere per poter liberare le parti rimanenti. Eccole qui. Un po' scomodo da unboxare perché tra tutte le plastiche che vengono fuori c'è veramente tantissima roba. Quindi le carte occupano molto meno spazio in paragone. Però vi dico, un anno di attesa, averceli qua davanti, dico, lo rifarei. Allora, andiamo a tirar via questi. Guardate come erano ben protetti.
e andiamo a sistemare il tutto. Allora, questo, la C, questa è la parte C, il codino, mi dice ok, va esattamente chiaramente alla coda in questa maniera qua, quindi lo pieghiamo in giù e lo cacciamo dentro. Allora, qua pensavo che era un po' sporco, però sono proprio gli effetti sul libro scarlatto, perché ce l'abbiamo in tutti gli angoli. Quindi qua c'è proprio questo effetto di rovinatura del libro, veramente super ben fatto. Vediamo il peso. Ah, no, il peso lo vediamo quando è tutto montato. Quindi adesso vediamo di non fare danni. Allora, cacciamo dentro la sua parte di coda. E poi abbiamo i due sorte di bargigli. Quindi allora, questo è il sinistro e questo è il destro. E abbiamo qua i buchini ai lati della testa. Uno e due. Quindi qua ci sono anche le indentature dove andranno dentro. Quindi abbiamo questo, che dobbiamo cacciarlo bene dentro così. Voilà, ecco il primo. E ecco il secondo. Voilà. Voilà. Allora, vediamo di sistemarlo bene. Eccoli qua. Eccolo qui il nostro Coraidon pronto e finito. Ve lo faccio vedere anche con lo sguardo qua, bello in grande. E adesso andiamo al peso come ultima cosa. Se la bilancia non ci abbandona, perché mi segnava la batteria scarica. Quindi, no, non ci ha abbandonati per ora. Questo me lo aspetto più pesante, più pesante. Il Miraidon erano 400 grammi, questo siamo 86 grammi in più. Chiaramente, però, perché abbiamo tutti gli accessori, il Coraidon è un po' più, diciamo, massiccio. Il Miraidon è più elettronico, questo è più meccanico, se vogliamo dire così. Però vi faccio vedere un paio di dettagli, sperando che la videocamera riesca a riprenderli, se no anche qui vi rimando alle foto che posterò su Instagram. Allora, qui possiamo vedere bene tutta la parte, diciamo, veramente gommatura, la gommatura del pezzo qua del Coraidon, come anche della coda. Sembra proprio fatta dalla Bridgestone o dalla Michelin, quindi ottime gomme. E nel complesso devo dire fantastico. Qui abbiamo il punto dove andiamo a sederci. E veramente super bello. Non vedo l'ora di poterli esporre in vetrina. Devo trovare spazio possibilmente qua dietro o dall'altra parte. E tra l'altro colgo l'occasione anche per dirvi che sto finalmente iniziando a preparare una serie di video dedicata alla mia collezione Sealed. Quindi rimanete sintonizzati. Allora, quindi finiamo con entrambi, quindi portiamoceli qua tutti e due e andiamo a vederli un po' simili. Il Miraidon è leggermente più alto, però fanno veramente un bellissimo effetto. Qua abbiamo anche questa qui, la sella del Miraidon, con bene i due reattori anche. Proprio bello. Io adoro le figure. Adoro le figure, per me sono veramente una cosa che potrebbero fare anche molto più spesso e io non gli direi di no, perché rispetto a certi accessori che magari mettono dentro con le carte, la figure è mille volte meglio, quindi anche come le collezioni con statuina, io sono una cosa che adoro, quindi spero che Pokémon Center vada avanti a fare questo tipo di figure, sia dei Pokémon sia degli allenatori. Bene, questo era tutto per quanto riguarda questa Poképosta un pochino speciale. Fatemi sapere se vi è piaciuta e fatemi sapere chi vi è piaciuto di più tra la statuetta del Coraidon e quella del Miraidon. Io vi ringrazio del tempo che mi avete dedicato anche quest'oggi. Vi ricordo, se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi. Non dimenticate di attivare la campanella delle notifiche, che per me è veramente molto importante. Lasciate like, seguitemi su Instagram e noi ci vediamo al prossimo video.